Benvenuti nel canale del team Omnia Players. Siamo qui con questo qui. Con la montagna. No, con questo. Con il mitico Flaminio. Che cosa ha fatto questa volta? Raccontaci. 12° posto, quindi top 16 all'Open, Italian Open, primo Italian Open a Bologna. E facendo 7-2 in Swiss. 7-2 in Swiss, partendo da 5-0 tra l'altro, se non sbaglio. Partendo da 5-0, ho perso una delle partite da delle avvenis criminali. Vabbè. No, l'ultima proprio quella che ho perso dopo che ero sull'X1, ho giocato anche God. Però. Vabbè, ci si può far poco, dai. Ho giocato Sprite perché innanzitutto ho solo questo, non ho tier, e poi perché mi piace giocare Sprite e l'ho capito comunque un mazzo forte. E vaffanculo, vai. È il best. 3 Sprite Blue, la carta più forte della storia di Yu-Gi-Oh! 3 Sprite Jet, Carota Red, 3 Starter e Smashers, standard, sempre così. Facciamo notare le pieghe delle carte qua. Best, Sprite Blue, best. Mamma mia, che carta che è Sprite Blue. Mai perso una partita di Sprite. Queste galleggiano, vai. Poi 3 Castori, Angler, Swoop, sì. E poi Foolish. Anche se non giocavo i Brave come altri di 3, e giocavo l'HT, però Foolish secondo me è comunque fortissima, certo. In Sprite, perché avere una carta che ti evoca due mostri senza normal è solido, troppo forte, sì. E ogni volta la pesca è stata fortissima, quindi va giocata, è troppo forte. Vai. E giocavo 41 comunque, questa è, giocare a 41 con una carta in più di engine è meglio per la consistenza. Mm-hmm. Le Prosperity vanno giocate per forza in Sprite, seconda carta più forte del mazzo dopo Sprite Blue. Se non la giochi cambia gioco. E poi HT, Visted. 9 Visted. Sono troppo forti. Ma non solo contro Tia, anche contro Sprite e Mirror sono troppo forti perché bittano sopra i pezzi. E ti fanno fare Link Blaze con Dark. Poi ci fai Extender. Esatto. Cioè, anche se l'Oppo non ha target per attivare i Visted, anche bannarti una tua carta per evocare un body è forte. Cioè. Uh-huh. Poi Magnamut è una carta troppo forte. E altri HT che giocavo, Ash, Perma e Veil. Olè. Quindi cioè, niente shifter a sto giro. Questi non c'è nemmeno da spiegarle. Dai, certo. Vele, se qualcuno mi dice perché giochi Vele, ti rispondo: vai a vederti la finale del mondiale di Shunsuke Yama. Poi Gag ha capito. Vele di Shunsuke. Saluto a Gag. Esatto. 41 carte, perché a livello di consistenza giocare 41 con una carta in più di consistenza che Foolish conviene rispetto a che 40. Matematicamente. Exactly, vai. Extra 3 elfo, fortissimi. In realtà non l'ho mai calati al torneo, però altri V3 sì. Però sono fortissimi. Vai. Secondo me sono necessari. Sprint, Dark e Cerbero, che sono tutti secondo me fortissimi. Anche Cerbero l'ho calato. Quindi Cerbero e niente Codebreaker, perché Codebreaker autorebbe Baguska. No, Cerbero, perché comunque secondo me a Baguska c'è già molte risposte, tra cui Druido, sì. E tra cui comunque anche semplicemente Perma, Prosperity che rivela Perma. Smashers, quindi secondo me non è una cosa necessaria. È capitato a volte che l'Oppo mi ha fatto Baguska nella zona main. È un coglione quello l'Oppo. Sì, un coglione, però la vincevo anche se l'ho nella zona extra. Poi Onibimaru, Toad, Gigantic, Moschito, Manechino, Downed Zeus e poi Wollo. Wollo! Questo è forte. C'è da dire una cosa. 9 Beasted solito. Altri vitri non l'ho mai calato Wollo. Era l'unica carta che forse potesse essere cattata. Però Wollo secondo me è fortissimo. Questo torneo l'ho giocato e ci ho vinto due game che senza Wollo non l'avrei mai vinti. Un game sono partito tipo Testudo, 3 druidi Magnamut e ho vinto al grind di Beasted grazie a Wollo restando Merli facendo combo Sprite così. Ma a chi le dobbiamo insegnare le cose? Dai. È troppo forte Wollo, questo mazzo è troppo forte. Ma chi ci deve insegnare qualcosa? Se non giocavo Wollo, no, da male. E via. Side, 3 shifter. Ah, lo giochi allora, ok. Di side sì. Ah, vabbè. Sei troppo forte di side. Non di Mike questo, purtroppo. No. Poi Gamma. E che forse cambio per Nibiru di side per questioni di side in side out. Ah, boh. Però vabbè, comunque forte anche Gamma. Mondo zombie, troppo forte con sì. Banshee per shifter, se ti fanno shifter fai contro Flanders con Manechino evochi Banshee. Certo. E in più anche per target di Foolish. Ma comunque non è brutta da pescare, è comunque un mondo zombie. Poi per il tempo, non mai fatto. E questa qua che forse la catto, questa qui è per la combo con Swoop. Sì, che lo rievochi. Probabilmente la catto perché le volte in cui ho mandato questa qua di Swoop, c'avevo questa qua, vincevo lo stesso. Cioè non l'ho mai fatto, non l'ho mai provato perché ho vinto lo stesso. Cioè la board è troppo forte con questa qua, diciamo.
è un meno. Sono state più le volte in cui l'ho pescato, tra l'altro, un meno. Okay. Ultima carta che giocavo, Change of Heart. Mi mancava una carta. Billy mi ha detto, Billy Gag giocavano questa, mi ha detto questa è forte, gioca, l'ho giocata, in realtà fa cagare. Non la giocate. Infatti Billy Gag hanno fatto top. Non la giocate, io ho questa carta, non la metti contro niente. Ho beccato un Nexus Sister, l'ho messa, ho pensato, ma miscena magnifica quando faccio quella là, è una merda. Contro Exosister è un mazzo di merda, l'ho giocato io, lasciamo perdere. Questa è una cosa comunque, di cui non dobbiamo parlare. Forse volendo monopego uno può giocare Gamma Burst, però nonostante quello con Shifter, anche se non avevo Gamma Burst, che molti reputano necessario, anche quando non ho TKP ho sempre vinto. Sì, poi anche senza squalo gatto. Non ho mai perso risolvendo Shifter, tranne un game che solo un game ho mispirato in tutto il torneo, che ho fatto Shifter e ho perso perché ho sbagliato io. Vabbè. Però tutti gli altri ho giocato bene, non hai bisogno di Gamma Burst. Vabbè. Non so cosa è meglio giocare questo. Tanto molto wild. Quindi a questo punto facciamo un po' di ringraziamenti per questo primo Italian Open, top di Fonda, top di Flaminio, il team nella mappa come sempre, per fortuna che c'è Flaminio che ci tiene sempre a galla. E best quindi, sprite blu in tutta la sala. Ovviamente, il più piegato senza dubbio. E vabbè, saluto tutti i ragazzi dell'Omnia, saluto anche il piatto con cui abbiamo fatto il viaggio insieme. Eccolo. Solo il viaggio. Ragazzi, comunque abbiamo fatto il viaggio insieme, quindi anche Marconi, anche il Guidotti. E poi anche la macchina requisita dal macchina requisita meno clamorosa. Poi saluto anche tutti quanti i ragazzi, Gag, anche Bill, anche se è una serpe, il saluto no, anche Bill. No, questo no. E tutti gli sponsor del team, quindi Ultra Pro, Cards Corp, Rare Market, saluto tutti gli sponsor. E via.